è difficile cogliere il reale movente alla base del delitto. Nelle 98 pagine delle motivazioni della Corte d'Assise di Brescia, presieduta da Roberto Spanò, si delinea il quadro dei tre ergastoli comminati a Silvia e Paolo Zani e a Mirto Milani per l'omicidio di Laura Ziliani, madre delle ragazze. Laura fu uccisa l'8 maggio 2021 nella sua casa a Temù, in Val Camonica. La Corte, pur riconoscendo il profondo e ingiustificato odio delle figlie verso la madre, ritiene che tale movente non giustifichi la ferocia dell'atto. I giudici sostengono che i tre abbiano perpetrato il delitto per gratificare il loro ego di gruppo e rafforzare la loro coesione, realizzando un piano grottesco ispirato ai crimini delle loro serie TV preferite, come Dexter. Il processo di primo grado si concluse a dicembre 2023 con la condanna all'ergastolo, senza attenuanti e con l'isolamento diurno per 6 mesi per i tre imputati, confermando la loro piena capacità di intendere e volere. La Corte ora ha sancito l'impossibilità di ridurre le pene. Per comprendere meglio la vicenda, Laura Ziliani, ex vigilessa a Temù, viveva a Brescia con la figlia disabile Lucia e lavorava nel comune di Roncadelle. Vedova dal 2012, dopo la morte del marito in un incidente sotto una valanga, Laura possedeva una casa a Temù dove trascorreva i weekend. Pur avendo una relazione, non viveva con il compagno. Le figlie Silvia e Paola vivevano a Temù insieme a Mirto Milani, fidanzato di Silvia e successivamente emerso anche amante di Paola. La sera del 7 maggio 2021, Laura raggiunse le figlie a Temù per celebrare la festa della mamma il giorno seguente. Doveva anche aiutare con le commissioni per un bed and breakfast di famiglia gestito da Mirto con la supervisione di Laura. Tuttavia, quella sera, le figlie le offrirono una torta contenente benzodiazepine, farmaci tranquillanti, provocandole, come afferma il giudice, sonnolenza, torpore, ridotta capacità di movimento e di reagire a insulti lesivi esterni. Successivamente, nella stanza della madre, prima Silvia, poi Paola e infine Mirto l'hanno soffocata causandone la morte per asfissia meccanica. Poi hanno spogliato il cadavere e lo hanno avvolto in un sacco, caricandolo in auto per seppellirlo vicino a un torrente. Il loro comportamento ha seguito esattamente gli schemi cinematografici. Secondo i giudici, hanno tratto ispirazione dalla serie televisiva di cui erano grandi appassionati, combinando tecniche e concetti per elaborare il loro piano criminale. I giudici lo definiscono un piano elaborato, nel quale le serie TV hanno fornito una significativa fonte di imitazione e ispirazione. I tre hanno sopravvalutato le proprie capacità e si sono illusi di non poter essere scoperti. Tuttavia, 3 mesi dopo, a causa di forti piogge, il cadavere è riemerso ed è stato scoperto per caso il 5 agosto da un bambino che passeggiava in zona con suo padre. Dopo l'arresto del 24 settembre 2021, i tre hanno inizialmente negato, ma alla fine, sotto la pressione delle prove e delle intercettazioni, hanno ceduto. Mirto è stato il primo a confessare, seguito poi dalle altre due. In tribunale hanno cercato di scaricare le responsabilità gli uni sugli altri, sancendo così la fine del loro terribile trio. Le confessioni non sono state considerate determinanti dalla Corte. A prescindere dalle loro ammissioni peraltro tardive, vi erano già a loro carico elementi indiziari tali da compromettere la loro posizione. I loro resoconti hanno consentito di ricostruire la scena del delitto e rivelare la sequela dei meticolosi preparativi che l'avevano preceduto, arricchendo di dettagli raggelanti gli aspetti ancora oscuri di un omicidio commesso con cinismo, peraltro proprio nel giorno della festa della mamma. Secondo la Corte, nessuno dei tre ha avuto più peso rispetto agli altri. Hanno agito di concerto tra loro, concorrendo a comporre, ciascuno per la propria parte, il mosaico del progetto criminoso. Mirto, che pure si è mostrato all'interno del gruppo l'elemento più fragile e il meno convinto nel portare a termine l'uccisione della Ziliani, ne è divenuto di fatto l'autore materiale, ponendo per ultimo le mani sul collo della vittima. È stato lui a scavare le buche destinate al seppellimento della salma ed è stato sempre presente nelle fasi del delitto, di cui è stato, unitamente a Silvia, l'ideatore. Quest'ultima, da parte sua,
si è rivelata la persona più determinata nel prendere l'iniziativa. Nell'aprile del 2021 si era già verificato un tentativo simile da parte dei tre di porre fine alla vita di Laura, ma senza successo. Lo ha confermato la corte. Paola è stata l'ultima ad aver aderito al piano, ma lo ha poi sposato in pieno, fornendo un fattivo contributo nella fase preparatoria e quindi intervenendo senza esitazione in aiuto alla sorella nelle fasi più drammatiche dell'uccisione. I tre, nel tentativo di giustificarsi, hanno persino affermato che Laura aveva cercato di avvelenarli, ma tale argomentazione è caduta nel corso del processo, quando hanno cominciato a incolparsi reciprocamente. La corte ha anche esaminato il ruolo della madre di Mirto, Mirna Donadoni, che sembra aver mostrato interesse per l'eredità della vittima fin da subito. Questo alimenta il sospetto che il figlio possa averla informata sull'omicidio, ma che lei abbia scelto di tacere. Non è stata aperta un'indagine nei suoi confronti. Attualmente tutti e tre sono detenuti in carcere, condannati alla pena massima.